Cori di tutto il mondo si sfidano ad Arezzo. Dal 22 al 24 agosto la Fondazione Guido d'Arezzo rinnova l'appuntamento con il concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, che, giunto alla 67esima edizione, porta in città formazioni corali da tutto il mondo: Bulgaria, Estonia, Indonesia, Italia, Norvegia, Polonia, Russia, Ucraina e Ungheria, i 17 cori che si sfideranno fino all'ultima nota per conquistare il premio Città di Arezzo. Le competizioni vere e proprie olimpiadi per coristi amatoriali si svolgeranno nelle giornate del 22, 23 e 24 agosto in luoghi di straordinario fascino come la Basilica di San Francesco, la Chiesa di Santa Maria della Pieve e il Teatro Petrarca. È un'edizione straordinaria perché abbiamo 19 cori divisi tra i 14 che partecipano al concorso internazionale e 5 che fanno il Gran Premio Europeo. Dopo 5 anni torna ad Arezzo il Gran Premio Europeo, è una manifestazione che viene ogni 5 anni ad Arezzo. Avremo sabato, già arrivano giovedì, ma sabato sera in Pieve i 5 migliori cori attuali del mondo, quelli che hanno vinto l'anno scorso i Gran Premi delle grandi città dei concorsi europei. Però il concorso inizia già da giovedì con il concerto in Pieve sempre la sera di venerdì avremo il canto popolare e poi in Pieve il Gran Premio Europeo. Le altre manifestazioni si svolgono invece a San Francesco venerdì tutta la giornata e al Petrarca sabato tutta la giornata. Le novità sono soprattutto derivano dalla necessità di riprendere alcune attività che negli ultimi anni erano state un pochino trascurate o abbandonate. Intanto rimandiamo dei cori in provincia. 5 comuni della nostra provincia accoglieranno i nostri 5 migliori cori, dico migliori perché sono quelli che parteciperanno al Gran Premio Europeo, quindi sono già vincitori di precedenti primi premi in altri concorsi e quindi porteranno il meglio della polifonia nelle nostre quattro vallate a favore anche della coralità di quelle vallate, che è cospicua perché molti sono i cori iscritti all'Associazione dei Cori della Toscana che risiedono nella provincia di Arezzo, per cui questa è un'occasione che forniamo praticamente a loro soprattutto e anche alle popolazioni dei comuni per avere dei concerti di grande qualità che ad Arezzo capita, è un'occasione questa che ad Arezzo capita ogni 5 anni quando si ripresenta il Gran Premio Europeo.